Avete mai sentito parlare della donna che baciò il rospo e che pensava che lui si trasformasse poi in un principe? Ecco, non fu così. Fu lei a trasformarsi in un rospo. A molti codipendenti piace baciare i rospi. Vi scoprono una quantità di lati buoni. Alcuni addirittura, dopo averne baciati un po', non possono fare a meno che sentirsene attratti. Gli alcolizzati e le persone spesso affette da un disordine compulsivo, in effetti sono anche abbastanza affascinanti. Irradiano potere, energia e charme. Sono capaci di promettere il mondo. Non importa che poi dispensino dolore, confusione, angosce. Tanto comunque le loro parole sapranno sempre di miele. Se non affrontiamo la codipendenza, è molto probabile che continueremo a cercare rospi e continueremo a baciarli. Se l'affrontiamo, non è detto che questa attrazione sparisca del tutto, però almeno impareremo a non saltare nello stagno con loro.